No, ragazzi, non ci credo. Questo dovete proprio vederlo. Il suo nome è Ring Always Home Cam e si tratta di un drone per il pattugliamento autonomo della nostra abitazione. Sì, esatto, una sorta di sistema di sicurezza presentato ieri da Amazon insieme ad altri suoi prodotti, specialmente Alexa Echo, ma lui è di fatto un drone in grado di partire autonomamente dalla sua base di ricarica, dalla sua dock station ed effettuare un pattugliamento autonomo della nostra abitazione, avviandosi automaticamente quando scatta l'allarme a lui collegato, oppure può essere azionato, avviato manualmente dall'utente in remoto, ovvero noi tramite l'applicazione dedicata. Utile quindi per controllare che la porta d'ingresso, magari una finestra, siano state chiuse correttamente e nei casi più gravi, durante un pattugliamento automatico, ci invierà automaticamente una notifica in caso dovesse notare qualcosa fuori posto o addirittura qualche intruso in casa. Inoltre il suo volo indoor ci verrà trasmesso in streaming FPV sul nostro smartphone. Ora, non ho idea se questa sorta di drone possa essere pilotato manualmente da noi oppure segua autonomamente un percorso scelto in precedenza tramite magari la mappa della nostra casa, queste informazioni non sono state comunicate dall'azienda. Però sicuramente l'idea è molto figa e ci sarà passata un po' a tutti nella testa almeno una volta. Ok, tutto bellissimo, ma c'è da considerare se questo drone di sicurezza si rivelerà davvero utile e funzionale oppure no. Può essere utile, penso, per controllare che in casa sia tutto a posto, ma per controllare la presenza di ladri o meno, come ci hanno mostrato tramite il video di presentazione, beh, per questo ho dei dubbi. Conoscendo i nostri ladri, è molto più probabile che si prendano il drone alla base di ricarica e se ne vadano con tutto il malloppo. Ma vabbè, l'idea resta comunque molto simpatica, originale e anche affascinante, quindi diamole il beneficio del dubbio. Presenta inoltre un sistema anticollisione, un involucro di plastica, una gabbia, chiamatelo anche bumper se volete, per evitare di andare a sbattere contro qualcosa e di cadere rovinosamente per terra. Il suo prezzo di vendita sarà di $250, al momento previsto solo per il mercato americano, ma se ENAC non dovesse trovare particolari obiezioni, dovrebbe arrivare anche qui in Europa e anche in Italia, e penso che il prezzo sarà 250 euro, perché a noi il cambio non è mai favorevole. E il suo lancio è previsto, salvo ritardi, per il prossimo anno. Bene amici, e questo era il Ring Always Home Cam, un drone di sicurezza, un'idea molto affascinante che io spero di poter provare in futuro per voi qui sul canale. Ma ora ditemi voi cosa ne pensate, la trovate un'idea geniale, un'idea stupida, lo acquistereste, non lo acquistereste, avete dubbi o domande, per parliamone insieme qui sotto nei commenti. E in descrizione video trovate un po' di link utili per acquistare qualche drone e altro prodotto da Amazon che io vi consiglio personalmente, e anche i link per entrare nel nostro canale Telegram ufficiale delle offerte Tech Best Deals, il nostro gruppo Facebook ufficiale e il nostro canale Instagram. Entrate, vi aspetto! E detto questo, se il video vi è piaciuto e volete supportarci, ci basta come sempre un semplice like, un commento, una condivisione, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto e attivate la campanellina per non perdervi le notifiche dei nostri nuovi prossimi video. Noi ci salutiamo e ci diamo appuntamento al prossimo video, sempre qui su Addicted to Tech. Alla prossima, ciao ragazzi!